se con squadre meno attrezzate non chiudi il match, nonostante un ampio margine, con una più talentuosa come 100, anche 21 punti di margine possono non bastare per portare a casa i due punti. La preoccupazione della vigilia, acuita dall'assenza di Filloi e Campogrande, si è materializzata contro l'ex Mussini nella prima sconfitta stagionale della Pallacanestro Trieste. E pensare che la partenza era stata bruciante, prima fiammata dall'arco con Reyes, Brooks e Candussi, reazione dei padroni di casa con Arci e Benvenuti e nuova zingarata Giuliana con pure un preciso De Angeli del motore. Bossi si aggiunge alla raffica di canestri in serie che portano prima al 13-28, poi al 19-31 di fine primo quarto, dopo un paio di repliche al ferro di Bruttini. La squadra di Christian sembra addirittura in grado di mettere la parola fine al match quando si innesca un'ondata di triple. Reyes, Brooks, Ruzier e Soci fanno volare i biancorossi sul più 21. Trieste viaggia alla velocità da levrieri chiesta dal coach americano e Reyes snocciola una partita da MVP, 30 punti e 18 rimbalzi alla fine. Ma dopo una metà gara chiusa sul 36-53, complice le fiammate dell'ex Mussini, la partita cambia. Il tiro non entra più con continuità in casa biancorossa, mentre Toscano, Sabine e Moreno si aggiungono ai protagonisti toccando il meno 5 al trentesimo. La tripla di Sabine, che apre l'ultimo quarto, costringe Trieste a capire che bisogna ricostruire dalle fondamenta la potenziale vittoria. Nel momento di difficoltà il portoricano Reyes dimostra la pasta del leader, riportando Trieste sul più 6. Nonostante tutto, però, l'inerzia appare in mano a 100 che, dopo aver sbagliato due volte dall'arco, trova con Arci la bomba del più 1 e poi l'ulteriore vantaggio con Sella sul più 3. Solo la tripla tabellata stile campetto di Brooks consegna ai biancorossi la possibilità di giocarsela al supplementare. Con rotazioni ridotte ed evidente fatica, Candussi e De Angeli indicano la via riportando in vantaggio di 3 punti Giuliani. Poi la serie di errori del disgraziato finale. Sabin porta 100 in vantaggio, Christian non riesce a chiamare time out e sulla rimessa viene perso un pallone sanguinoso a 5 secondi dal termine. Lo stesso Sabin va in lunetta e mette la parola fine al match. Per la Pallacanestro Trieste, tanto su cui riflettere in vista della partita di cartello con la Fortitudo.